La fiaccola della Torch Run è approdata ad Ivrea, un evento che precede i giochi nazionali estivi Special Olympics di Torino con 44 tappe in tutta Italia. La torcia, oltre ad essere il simbolo della volontà di diffusione tra le popolazioni dei valori olimpici, quest'anno assume un valore di rinascita, di ripartenza dei giochi nazionali di Special Olympics dopo un lungo periodo di stop forzato dovuto alla pandemia. La fiaccola è giunta nella città iporidiese nel primo pomeriggio di mercoledì 25 maggio ed è partita da Corso Massimo d'Azeglio per snodarsi in un percorso che ha toccato i luoghi simbolo della città di Ivrea, patrimonio UNESCO, fino ad arrivare in Piazza Ferruccio Nazionale, dove si è tenuta la cerimonia di accensione del braciere, alla presenza del sindaco Stefano Sertoli, del consigliere regionale Andrea Cane, delle numerose associazioni che hanno aderito e dei cittadini. Nella corsa sono stati impegnati una cinquantina di corridori, tra i quali gli atleti dell'associazione specialmente, e numerose altre sodalizi sportivi poridiesi e canavesani, ciascuno con indosso i colori della propria associazione. Non soltanto un simbolo di inclusione e ripartenza dopo la pandemia, ma anche un simbolo di pace. Dopo Ivrea, la Torch Run è diretta a Nole e Lanzo Torinese. Un momento importante, come ha sottolineato Federica Pavetto, dell'associazione specialmente. Accesa la torcia nel braciere, è passata di mano ed è simbolicamente ripartita. Il viaggio della torcia è partito il 18 marzo da Udine, nella regione che ha ospitato gli ultimi giochi nazionali invernali, terminerà il suo percorso il 5 giugno a Torino, in occasione della cerimonia di apertura presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, dove accenderà il tripode, dando il via ufficiale ai 37esimi giochi nazionali estivi. Si tratta del più grande evento nazionale dedicato alle persone con disabilità intellettive per numero di atleti coinvolti e discipline sportive proposte, oltre 3.000 atleti provenienti da tutta Italia che gareggeranno in 20 discipline sportive. Tentare con tutte le mie forze.